In questi giorni di quarantena vi raccontiamo un po' il nostro io resto a casa. Anzi, il noi restiamo a casa. Esatto. Intanto la giornata di solito inizia Stella, perché lei alle 7:30 del mattino alla sveglia, perché alle 8 si deve trovare nella sua classe virtuale. Esatto. Andiamo a mostrare la classe virtuale di Stella, che sarà un casino memorabile. Sì. Andiamo. Perché mi sono appena giocata lì per una specie. Noi riprendiamo piccolo piccolo, stretto stretto. Sì, scusa. Andiamo. Mi rovo perché mi sono fatta attaccata. Non importa, non importa. Ma mi sono giocata le ciabatte. E dopo le prendi. Tutti. Ecco, questa è la postazione di Stella. Che cosa fa Stella tra una lezione e l'altra? O dormo perché c'è il letto lì e mangio e bevo e faccio cose che mi sento in classe non farei, ecco. Dunque, poi a Elena sono andata io a scuola a prendere i libri e i quaderni insieme a quelli di altri bambini che poi sono venuti a recuperarli qua alla porta. E Elena ha avuto dei compiti, Nicola invece li prendiamo dal portale della scuola. Sì, ci mettono tutti i documenti con i compiti di vari professori, li scarichiamo, li fanno e poi carichiamo i compiti fatti. E adesso a proposito di Nicola, approfittiamo che dovrebbe tagliare i capelli, che siamo costretti a casa, che abbiamo da impiegare un po' il tempo e i parrucchieri sono anche chiusi per tagliare i capelli a Nicola, che attualmente sembra... Abbiamo la parrucchiera. Ringo Starr. Ecco. Nico, è il tuo momento! Questo esprime tutta la memoria. Sì, andiamo a recuperarlo. Esatto. Pronto, Nico? Allora... Vediamo quanto tempo ci mettiamo. Speriamo poco. Ma Nico... Dubito poco. Ok. Guardate quanti capelli. Dopodiché fare la doccia sarà un lampo. Mettiamo quello più lungo o quello più corto così durano poi di più. È partito. È eccitato. Eh sì. Pronti? Cominciamo da dietro, aspetta che il filo... Aspetta, Il filo lo prendiamo... Mi sa che un po'... Ma sì, da dietro ci sono decisamente più capelli. Ok. Ovviamente mi preoccupo che i capelli vanno nel mio collo. Lo so, però... Però i capelli sono nel mio collo adesso. Sì. Adesso lo dietro. Pronto? Sì. Ok, questa giù, in avanti, guarda in giù. Facciamo, rifiniamo questa basettina. E voilà, Nicola è pronto per una doccia, poi mettiamo il gel. Fatti vedere, alza il musetto. Soddisfatto, signor cliente? Sì. Ok. Togli questa roba? Certamente, ho fatto un nodo che non riesco a sciogliere e mo' sono cavoli amari. Aiuto. Se non riesci a sciogliere, tagliano. No! Perché questo cordino è troppo corto, aiuto! Salvatemi, stoppate. Tagliano. Questa è un'altra cosa che abbiamo fatto in questi giorni. La crostata senza uova. E poi abbiamo messo la marmellata sopra. L'abbiamo lasciata riposare mezz'ora in frigo ed è venuta questa crostata. Com'è? Ok, le azioni parlano meglio delle parole. Un'altra cosa da fare quando si è chiuso in quarantena è questo: mangiare. Dunque, l'avevamo fatta anche con la Nutella, però tutto sommato. Io sono pro marmellata. Pro marmellata perché si sente di più il gusto della frolla. Che è veramente buona. Ok, allora mettiamo una inquadratura di questa e poi vi facciamo vedere anche quella al cioccolato e la ricetta della frolla la vedete qua sotto.
Poi adesso merenda, poi cominciamo i cuccioli a fare un po' di compiti. In questi giorni ci sono anche tantissime serate cinema. Ma adesso andiamo a spiare un momento di relax. Di là. Relax. Ciao. Come va? Bene. Ah, oh, è passato un ragazzo. È scappato. Fugge. Signor Max, lei sta andando all'università? No, non sto andando. Non ti sentire male. Dove passa il suo tempo? A nutrire sua figlia? E al computer? Sì. Presentaci tua figlia, per favore. Diciamo che abbiamo preso questa tartarughina, che però soffriva un po' perché non c'era abbastanza caldo in casa, e Max ha studiato tutto quanto e adesso vive felice. Arriva Nico. Adesso vive più felice di mai. Vi presentiamo Marilyn, che adora l'insalata data da Max e da lui si fa anche prendere. E che tutti i cibi che gli abbiamo dato non li vuole mangiare. Sì, abbiamo speso un po' di quattrini in cibi. Ah, qui c'è un'altra cosa che abbiamo fatto. I fagottini al cioccolato. Vero, patata? Sì. Ah, buona lo zucchero. Un'altra cosa che facciamo in questi giorni, che possiamo uscire poco, cerchiamo di muoverci un po' a casa. Valeria, esatto. Usiamo tutti l'app di Valeria, con cui lei regolarmente fa ginnastica, al contrario nostro. Noi regolarmente facciamo ginnastica e se c'è Valeria. Sì, esatto. Esatto. Se non c'è, non la facciamo. Ok. Poi? Con i miei bellissimi jeans. Jeans? No. Pantaloncini? Tagliate. Ok. Allora, tutte pronte? Prontissime. Hai come delle molle. Sì. Sì. Vai. Fa una pausa. Comincia. Inizio. 3, 2, 1, via. Inizio. 30 secondi. Inizio. Intanto c'è Nicola là dietro che ci guarda malissimo. E Massimo sotto che vuole piangere. E Massimo giù che si sente tutta. Io sono voluto a questo. No, l'avventura l'abbiamo fatta quella che di solito. Perché io sono già approfitto per andare a girare così. Alla riscossa! Mamma, la riscossa! Ma sta diventando troppo trash!
E fateci sapere cosa avete fatto voi in queste giornate a casa, scrivendoci o su Instagram, su Facebook, su o nella community di YouTube. O sul Diario di Barbara. Oppure andate a iscrivervi sul canale di Diario di Barbara e lì potete commentare. Iscrivetevi al canale, tutti i canali, attivare la campanella per vedere tutte le nostre notifiche. E intanto che state a casa, guardate tutti i nostri video. Buona quarantena a tutti!